Buongiorno signori e signori, benvenuti alla parte numero 20 della nostra guida Pokémon Platino. Allora, scusate per questo periodo di lunga assenza, ma ho avuto un po' di problemi con lo studio. Però sono nuovo qua e possiamo continuare la nostra guida. Bene, faccio vedere che ho raggiunto la mia squadra fino al livello 35, tranne Staredia, perché in questa parte ci saranno due sorprese, poi ve lo farò vedere. Bene, esploriamo la città. Qua l'esperto nelle mosse, che solo esaltato in cambio della spuma cuore vi farà imparare un Pokémon, una mossa che ha dimenticato. Quel Pokémarket è quel percorso di 112 pieno di fango. E qua sempre il percorso di 112. Lo vedremo nelle prossime parti. Un po' di acquisti al centro Pokémon e al centro del Pokémarket. Qua tutto 5. Qua mi c'erano delle mino a fianco questa signorina. Vi danno delle Minor Ball, Scuro Ball e Velox Ball, Minor Blue Scuro e me. Pure un prezzo molto buono, solo 1000 monete. Però se ne ho più avanti la Scuro Ball 1200, 1300. Pure un bel prezzo sono. Bene, andiamo. Vi farò vedere l'ultima cosa, la palestra dopo. Sarà la Gran Barrode e l'osservatorio, che qui è una specie di zona safari, che se pagate 100 monete, non vedete dove sono i Pokémon, dove si possono catturare. E in questa zona safari io catturerò il mio Pokémon, però non so se lo metto in squadra. Sarà ovvero Scorupi, che si può vedere in Drive, non voi commentate e ditemi se lo potrò mettere in squadra. Bene, qua farò una parte extra per farvi vedere una parte extra per vedere la zona safari. Bene, possiamo andare. Andiamo alla palestra. Voi guardate la squadra e mettete il Pokémon elettro davanti per primo. Mettete il Pokémon elettro davanti per primo. Perché appena andremo davanti alla palestra vi si vedrà Barry. Come vedete, io ho messo Monverno perché in questa parte Monverno e Staredia si evolveranno. Tutte e due nelle evoluzioni finali. Poi siamo quattro membri finali. Bene, Staredia, io qua uso Monverno con il pugno rapido, un ruotafuoco, un altro ruotafuoco, uso doppio team e mi fa fallire sempre. Uso un altro ruotafuoco. La rimonda, il solito fuoco e va KO. Saprimbla, più cambio, manda Luxray. Uso Fumidendi, e va KO. Roselia, io cambio. Mando Monferno, uso Ruotafuoco, e va KO. Ponita, continuo. Adesso qua. Non ho preso il rivitalizzante totale, sto dimenticato. Da boh. Non fa niente, fa pure tanti a meno. Vedo qua, io tento con un pugno rapido e fallisco. No, fallisco. Non ho avuto grandi risultati, purtroppo. Poi devo continuare con le pozioni, ma forse. Non dare la sufficienza. Io qua, cerco di dar bolle di lungo. Poi uso sempre attacco rapido e va KO. E abbiamo vinto a Berry. Bene. Proviamo la squadra e possiamo andare a battere. Possiamo andare a battere la palestra, ovvero Omar. Bene. La palestra, io metto prima Monferno, veramente ci chiama. Questa palestra, lo scopo di questa palestra è di abbassare e riabbassare, alzare e abbassare il livello dell'acqua. Battiamo nella torre.
che avrà un bivarello, non so, pugno rapido, lui usa iper zanna, io pugno rapido la KO, ma un vero livello 36 e la sezione di imbarare zuffa, io cazzo spugliate, e la prima sorpresa di questa parte sarà svelata. Monverno ti evolverà l'Impernape. Terzo membro della squadra finale. Adesso l'altra sorpresa. Terevia, Instaraptor. Imbarata zuffa. Zuffa è una mossa spettacolare che è potente 120 per precisione 100. Proprio forte, zuffa. Bene, mette Wingull, io uso un'area assalto. Pelliver, io uso un'altra area assalto, però faccio poco. Attacco d'ala, io uso attacco rapido va KO. E io vado KO. Uso i fulmidenti e lui va KO. E quello è 36. Adesso mi uso una canola rara. Il Sanikowski, i revitalizzanti, dove l'ho presi? Diventi revitalizzanti, caspita! E te le mazze, te le più su, quando dicevo quindi che diventi revitalizzanti, adesso in secondo devo andare a prendere perché sento di essi proprio indispensabile. Lo spa, non come si abbassa il livello? Devo... Vabbè, fa niente, no. Qua questo qua. Ce l'ho di qua. Beh, siamo riusciti ad uscire. Mi vado a curare la squadra. Mi indica di prendere le vitalizzanti. Ah, bomba. Qua dalla nostra squadra usciamo. Mi metto per primo... Starevia. Possiamo andare dovevo qua dobbiamo fare il percorso da capo perché vabbè gli allenatori li ho già battuti quindi questo batto pure adesso battiamo questa l'allenatrice. Ora però un azzurri che un aereo assalto, due aereo assalto va a KO, Merrill, che con un aereo assalto e un attacco d'ala va a KO, e sta arrivando al livello 34, mette a Azumarill, uso due attacco d'ala, con un aereo assalto, e poi finire un attacco d'ala rapido, e se sta arrivando, vince la lotta, sarà il livello 34 e la seconda sorpresa di questa parte sarà svelata. Staraptor sarà il livello 34 e si evolve. Il barangalo zuffa, mossa 120 a potenza e 100 di precisione. Io gli faccio dimenticare la mossa di Monda. Questo qua metto prima Luxray. Uso pugni denti. La KO Gyarados, fulmidenti, non c'è scambo. Sicchi, fulmidenti, non c'è scambo. E il mio Luxray è a livello 37. Adesso non provate quelli là, provate questi. Adesso di qua. L'ultimo allenatore, prima di battere il capo palestra. Cerco di non vedere troppo Luxray che sarà indispensabile. Luxray. Ossellos, fulmidenti, KO, Gold, fulmidenti, KO. Abbiamo battuto l'ultimo allenatore di questa parte. Adesso ci verrà Omar. Lo battiamo subito. Omar il distruttore. Andrà Gengos. Userò fulmidenti, che non ci sarà scambio. Quacksire cambio e mandò Gabat, perché è un Pokémon tipo acqua e terra, quindi Scintilla non sarà, e i fulmidenti non sarà molto efficace. Uso il Nidorino, sì, benissimo. Mi addormentato, non fa niente, manda Floatlet, io mando ora Luxray, e con un fulmidenti lo mando KO, e Luxray sarà a livello 38.
abbiamo vinto la nostra quarta medaglia, amici, quarta medaglia. Omar guadagniamo la medaglia a Quitrino. Possiamo usare l'MN se fuori dalla lotta. E ci regalerà l'MT55 contiene acqua di sale. Bene. L'abbiamo battuto. La parte quasi finita. Bene. Qua viene Betty e Omar. Dicono che il team Galassia della Zona Safari sono all'osservatorio. Stanno scoppiando una bomba. Beh, se ne vanno. E la parte è finita. Nella prossima parte vedremo che il team Galassia sconfiggeremo dei membri del team Galassia. Però faranno scoppiare una bomba. E nella prossima parte hanno tutti i miei Pokémon fino al livello 39-40. Quindi a livello 39-40 i miei Pokémon ci saranno. E la parte è finita. Votate, commentate, iscrivetevi. Ciao, alla prossima.